Massimo, complimenti per il tuo scoop sul megaporto che dovrebbe congiungere Savona con Genova, ma permettimi anche questa volta, sai, è la mia abitudine di essere scettico, perché la Liguria è la terra dei grandi annunci che poi rimangono soltanto sulla carta, e se devo essere sincero credo che questo megaporto non lo vedremo mai. Ma guarda, bisogna essere realisti, non è il fatto di essere ottimisti o scettici o altro, siamo di fronte oggettivamente a un'occasione unica, e capisco che questo non basta per arrivare a concludere il progetto, però abbiamo in questo momento una fase particolare dal punto di vista politico, c'è una coincidenza totale di vedute che spinge per una riforma della legge, questo è il primo punto. Se all'interno della legge noi andiamo a creare dei sistemi portuali, diventa naturale vedere Genova e Savona come lo stesso porto, non come due porti che si uniscono, ma come due porti che spariscono e una nuova realtà che nasce. Se cominciamo a guardarla così, allora forse abbiamo la possibilità veramente di concludere questa operazione, di creare qualcosa di unico che ci può permettere di competere con i porti del nord Europa, altrimenti è finita. Massimo, tu sei lombardo, ma ormai sei ligure e genovese di adozione. E ti sarai reso conto che abbiamo grosse difficoltà per far dialogare tra di loro Chiavari e Lavagna, Recco e Camogli. Permettimi di pensare che questo grande progetto del megaporto in una regione che vive ancora di campanili sia davvero molto molto difficile da realizzare, ma sinceramente spero di sbagliarmi, spero che tu abbia ragione. Guarda, io sono d'accordo, capisco il tuo scetticismo e le tue considerazioni, però ti invito a guardare avanti al cuore di questo progetto. Noi abbiamo, non dico due, ma addirittura quattro porti, San Pier d'Arena, Voltri, Savona e Vado. Mettiamoli tutti insieme, partiamo dalle riparazioni navali di Genova e arriviamo fino alla piattaforma di Vado Ligure. Possiamo creare un qualcosa che in Italia non è mai esistito. Certo, dobbiamo buttare a mare le vecchie battaglie, dobbiamo buttare a mare le polemiche dei campanili, gli stemmi che si mettono, si tolgono. Proviamo per una volta a guardare ad un porto dell'area centrale ligure. Potremmo, volendo, estendere il ragionamento anche a Spezia, ma forse Spezia guardi di più all'asse del Tirreno verso il Brennero. Guardiamo al nord-ovest. Noi siamo il porto naturale dell'Expo, della Lombardia. Abbiamo le infrastrutture per arrivare. Proviamoci. Secondo me questa è l'unica chiave di lettura per garantire occupazione e ricchezza a questo territorio, che altrimenti è destinato ad essere sempre più marginale delle grandi correnti di traffico internazionali dell'economia. Guarda, noi genovesi, lo avrai capito, siamo scettici, siamo mugugnoni, siamo musoni. Speriamo per una volta tanto di avere torto e di vedere un giorno un futuro diverso, un futuro di espansione finalmente per il porto di Genova e per i porti della Liguria. Io ti ringrazio, guarda, spero per una volta che il mio essere lombardo, le mie radici, il mio essere figlio di una casalinga di Voghera, poi alla fine possa portare una punta di speranza e di ottimismo. Proviamoci e crediamoci insieme.